La Regione Toscana avvicina le aziende e le aiuta a trovare i finanziamenti europei in materia di energia rinnovabile per partecipare alla transizione ecologica. I fondi comunitari, attraverso appositi bandi regionali, hanno infatti consentito a molte imprese toscane di aumentare la propria competitività energetica e abbassare i costi di produzione. La programmazione 14-20 abbiamo finanziato circa 450 progetti per un ammontare di contributo di circa 90 milioni e in particolare le aziende finanziate sono state circa 250 per un ammontare di contributo di 16 milioni circa. Per testimoniare che una transizione green è possibile, le aziende toscane hanno raccontato la loro esperienza nello stand della Regione Toscana a Earth Technology Expo alla Fortezza d'Abasso di Firenze. In che modo avete usato i fondi regionali per le energie rinnovabili? Allora, noi abbiamo nel 2016 attivato una serie di interventi nella sede principale dell'emittente a Finire Valdarno che hanno portato a un efficientamento in termini di riduzione CO2 del 40%. Gli interventi sono stati il cappotto esterno nel perimetro esterno dell'impianto, dello stabilimento industriale, la sostituzione della copertura con un doppio tetto termoventilato e la sostituzione di infissi, di tutti gli infissi con strutture a basso grado di trasmittanza. Tutti interventi insomma, che hanno portato un significativo risparmio. Ora noi abbiamo l'obiettivo entro la fine del 2024 di portare lo stabilimento a emissioni zero di fatto. La Conceria Montana S.p.A. di San Miniato, con alle spalle una storia ventennale, esporta i suoi prodotti anche in Asia e grazie ai fondi regionali è riuscita ad essere sempre più efficiente e competitiva sul mercato. Un lungo percorso che è già cominciato con attorno al 2010, con il primo POR della Regione Toscana che riguardava appunto l'efficientamento energetico e già in quell'occasione la Conceria Montana si è proposta risolvendo il problema di uno dei reparti diciamo particolarmente energivori come anche altre concerie del comprensorio. Successivamente nel 2014-2015, non ricordo benissimo la data, la Conceria Montana si è riproposta nuovamente con un paio di interventi che sono stati finanziati per altri due reparti, anche questi particolarmente energivori, in particolare il reparto dell'essiccamento delle pelli che richiede diciamo, un impegno abbastanza gravoso per le aziende dal punto di vista dell'energia termica e anche dell'energia elettrica e fa un occhio di riguardo anche agli scarichi che altrimenti andrebbero dispersi nelle acque senza poterne recuperare quello che è ancora quel residuo di energia termica che potenzialmente può essere utilizzato. Dalla pelletteria all'enologia, l'azienda storica Sensi Vini e Vigne, con sede a Lamporecchio dal 1890, grazie ai finanziamenti regionali è riuscita a ottenere un notevole risparmio energetico. Attualmente è stato eseguito un progetto nel 2018 con il bando 2014-2020 che ha previsto diciamo, l'integrazione di un impianto di climatizzazione per il magazzino del prodotto finito con un impianto fotovoltaico di ultima generazione per l'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica. Un intervento che ha comportato un investimento di circa 300.000 euro. Attualmente i risparmi energetici sono effettivamente in linea con le nostre previsioni. Era prevista un risparmio intorno ai 350.000 kWh all'anno, quindi stiamo risparmiando circa 70 TEP di energia primaria ogni anno e l'impianto appunto è in servizio da 5 anni e sta performando come previsto appunto.